Sdrongo! Finale e ci sono proprio tutti. C'è Jay Pata da piccolo, c'è un napoletano che ha appena rubato un 16-5-18. Ci sono veramente tutti quest'oggi. C'è anche Rodri, così dal nulla inaspettato. Incredibile. Non stanno a giocare, che sta in casa. Ah, Zaghigno, ma gioca! Ma gioca! Non è che gli soffiano sulla caviglia e si rompe, Mortangurelli? Mamma mia, c'è star maestro! No, guarda. Luca Cazzo Lungo! Il c'è. Pippone! Frate, porco Dio, non ce la faccio più! Ovunque, dove ti giri, ti giri! Dove ti giri, ti giri! Manuzzo Sborrato, bentornato! Sono proprio tutti nella Mega Nazio Fascist League di Federico Itlerone sulla piattaforma UFASC. C'è anche... No, la maglia con Maradona, no, porco Dio! Basta! Guarda che intro che te fa, Marzo, eh? Ti casano però! Eh beh, dai, c'è stato fondamentalmente. C'è sta intro ordi, insomma. Certo, girata in estate in Borè che lasagna ha deciso di andare accroppata. Potrebbe essere il problema questo, eh. Signori, bentornati sul mio canale e benvenuti nella Bolgia di Napoli. Siamo alla centro sportivo La Paratina e oggi, ancora una volta, dopo un anno praticamente, Napoli e Juventus sono di nuovo contro in occasione della stessa partita, la finale della fase di ritorno. Che però, rispetto a... Che però, l'ultima volta Marzò, questa venne prese un cazzo a Napoli clamoroso, tipo vinse la Juve 5-2, no, 6-2, 7-2. Un anno fa, il regolamento presenta delle novità e le vivremo tra poco, appena mi raggiungerà Lasagna. Prima di farla entrare, voglio darvi una notizia fighissima per chi guarda i video. Perché a partire da oggi, da questa partita, visto che voi all'interno dei video di base vedete soltanto gli highlights e non l'integrale, se vi abbonate al canale, per gli abbonati sarà a disposizione la partita integrale, quindi tutti i 60 minuti più recupero, due tempi da 30, lo sapete da regolamento, di questa partita e anche delle prossime. Per esempio, scusami, della YouTuber Summer. Dovesse spararla? Se mentre stai a tirare, boom, ti parte, che fa, se sente? Sì. Ci sta. Però Marconi ci ha guadagnato ben 4 euro. Anche una N-word, amen. Dai. Cap. Se vi va di supportare ancora di più la YouTuber League attraverso un abbonamento, avete come premio, tra virgolette, la partita integrale. Aspetta, e quanto costa sta abbonamento, Federico? È quello che dici tu, uguale, no? Vedi. 4 euro, 4 a 4... incredibili fiorini etiopi. Da oggi in poi, non soltanto per oggi, non ma senso. È un'occasione speciale, quindi penso sia doveroso. Ma ora, signori, finalmente Marzo, posso accogliere. Quante ore di stream hai fatto? 5 ore di stream. E Lasagna. Buonasera, eccoci. Ciao. Come stai? Bene, anch'io, carichissimo. Deja vu. Brava, vestita pure in estate, vestita bella coperta. La finale. Brava. E senti il pubblico. Lo senti sai, questo lo sai, pubblico. Lo sai quanto è passato da quella notte di Scampia? Napoli, esattamente. Sì, a Napoli. A Scampia stanno 379 giorni. Ah, da telecronista, però, te lo dico. Questa deformazione professionale. Comunque. Sì. Perché sta maglietta, Cazzo Lunghi? Ma che cos'è? Potrebbe essere anche l'ultima partita di questa Juve. Un inno alla droga. Tu per lì. È vero, perché insomma, ve l'abbiamo già spiegato nel post Juve Lazio. Però la Juve, avendo già vinto la finale d'andata, se dovesse vincere anche oggi, ovvero la finale di ritorno, non avrebbe bisogno di disputare una finalissima per decretare il vincitore. Quindi se la Juve stasera vince, alza quella coppa in oro bellissima. Sì. Se vince il Napoli, la coppa che ha comprato te per farta calcio, Marzo, è sempre lei. Sì, ma chissà dove porco Dio sta. Li alza quella in argento, che poi è quella. Quale? La coppa del fantacalcio mia. Nella mia cosa. Ah, è praticamente morta. Dentro ci stanno le zoccole, porco Dio. Madonna, boh, bambini, forse sì, ma e la Juve ha alzato contro il Milan nella fase d'andata. Detto questo, io voglio fare un regalo a te. A me? E a chi ci guarda. Ah, che sì? Già ho spiegato, ah, sì? La cosa degli abbonamenti, partite integrali. Però, già me lo dico anche per te. Ok, dimmi. La YouTuber Summer. Oddio, no, sì, sì. La zona, così, de botto, a random. Cup 2024. Si terrà a Roma. No, ma vaffanculo. No, ragazzi, peggio mi sento ancora.
No, lo sta di perché me ce vuole dentro. No, no, no. Ma perché tu a Roma starai in questi giorni? Nei prossimi giorni scoprirete le formazioni della nona squadra. Gli Stallions. Così. Viece, J-Ron in chat. Teo, sono le 2 di notte, è tardi ormai, Ormai tocca andare a dormire qui a una certa. 19, 20 e 21 luglio. Oh, quindi venerdì, ufficiale. Sabato, ufficiale. Ufficiale, vi aspettiamo a Roma, ingresso come sempre gratuito. Ti dico anche, ci saranno 9 squadre. 9? Una squadra in più rispetto all'anno scorso. Me ne manca una, le aggiunte saranno immagino Bologna, Fiorentina rispetto, e... poi lo vedi. Se Somini ci mettono il Como. Così, per penso farla abbia esotica. Un senso però, per scusami, farla esotica, no? Sì. Io di correre dietro a sti giovincelli non ce la faccio più, mamma mia, Giastron. Cioè, non ti posso proprio leggere che scrivi così. Mi scende la botta, mi scende. Quindi pretendo almeno 6 gol in questa partita. Andate su Instagram, seguite la YouTuber League. Buonasera, vabbè, Napoli! Lo aggiungo una squadra, fanno a Roma, sono felice, dai. Però mi aspettavo... C'è sta il cavallo pazzo, c'è sta hot dog... C'è sta maschera dei Viper Vendetta, ci stanno proprio tutti oggi. L'anno scorso ci ha fatto sognare da una parte, ma anche lasciato un amaro in bocca che non è stato poco, anzi, l'abbiamo difficilmente digerito. Ciao, Giammo, non hai idea di saranno, ciò che saranno, forse saranno le moci dei 3 funghi che hai messo dopo che abbiamo perso coi Porcinos, sarà... Mister Sparta Praga, forse so che è quello l'amaro in bocca. Difficilmente nella vita puoi avere 2 occasioni nello stesso posto, sì, contro gli stessi avversari. Certamente. Noi la stiamo avendo, però dobbiamo guadagnarci. No, allora, secondo me l'hai detta sbagliata, Mister Sparta Praga. Difficilmente nella vita avrai delle occasioni effettivamente importanti, internazionali, perché tu sei bravo a fare il tuo lavoro. Facilmente invece potrai fare storie Instagram e comunque magari invece giocartela con ragazzi della YouTuber League. Su quello assolutamente ci mancherebbe. Boris, grazie per il Prime. Ci la rivincita sul campo. Il Napoli è forte. Questo spettacolo non l'avevo mai visto e sicuramente si fa sentire. Ma noi siamo super alto, pronti. Non vogliamo lasciare neanche il critico calcistico. Tutto fianco di solito abbiamo il non è l'aggettivo. No, Marzo. Oh. Ma non lo riconosci perché ha cambiato sempre. No. Ha aperto un canale. Montella. Vincenzo Montella. Ma vai a fare in culo. Capitano della Juve, Luca Toselli. Hai un messaggio per lui Luigi che non c'è? Sì, che daremo Anto. Tutto anche per te, Lu. So quanto ci tieni. E niente, mi sento un po' responsabile. Ti mando un abbraccione. Chiaramente una delle due cose non esclude mamma per forza mia, l'altro. Sei però dovresti scegliere. È un sorco, eh? Sì, vabbè, Crispo è rotto. Crispo è bruca, è una spacca. Tra il vincere questa finale e vincere il titolo di capo. Il problema è quando parla. Quando parla sembra che sta a leggere sempre uno script tipo di ma non lo farà, non penso. Cannoniere, sai. Cosa sceglieresti? No, vabbè, vincere la finale ovviamente, sarebbe da egoista dire il capocannoniere. Come glielo in realtà spero di vincere il capocannoniere vincendo la finale, un TikTok anche perché su WhatsApp, se poi riesci a prenderlo in qualche modo sei un fenomeno. A me? Sì. Luigi Gasperi sa. Cannoniere, è in teoria molto probabile, è molto sì, probabile esatto, che vinciamo. Oggi direi che ti sei presentato giusto abbinato con il tifo del campo, visto che l'anno scorso il tifo napoletano non era proprio in tuo favore, quest'anno hai provato a cattivartelo così. Dai, oggi perché? Ho indossato la maglia del dio di questo posto, quindi dai, è un gesto d'amore verso Napoli e i napoletani, quindi dai, speriamo di... Che bella. Ah no, aspetta, fammi capire. Quindi lui gioca nella Juve, però. Questa foto è pazzesca, frate. Questa è quando non gli avevamo dato la dose di cocaina giornaliera. E allora lui fa sta faccia che poi diventa iconica praticamente. E vedere una bella partita che tra me e i tifosi. Sì, dimmi. Lui gioca nella Juve, però. No, gioca nella... Sì, certo che gioca nella Juve. Lurido pezzo di merda. Ma quindi sarà facilmente presa come uno sfottò, però, questa cosa, avere la maglia del Napoli addosso. Ma no, perché c'è del rispetto comunque nelle squadre. Marzo, cioè, non so tutti come te, che sfotti e basta, e prendi sempre in giro, parli alle spalle. Cioè, guarda che qui le persone sono buone e brave. Ma che cazzo stai a dire? Certo, mi dirai, più che altro non capisco perché qui è Maradona. Ah, da non vedere in stream il TikTok? Ok, certo. Non guardare in stream il TikTok, mi sembra... Qui è Maradona, e qui è Maradona il coreano, non so perché sta cosa. Ma quello sì, sembra la Lezia. Ti è mancata questa maglia, ti è mancato questo campo? Sì, sì, tantissimo, perché quasi 2 anni a guardare i ragazzi giocare e non poterli aiutare mi è mancato tutto, sono sincero. Abbiamo visto la scorsa partita della Juve giocare tuo fratello, te invece ragazzi, in campo come anni? Te la cavi? Quanti anni ha questo? Spero di cavarmela meglio, sinceramente. La vedi bene oggi? Sì, 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 siamo molto cari, sono molto fiducioso. Grazie. Questo? Questo, fratello, non ti dico l'età, questo te full boxa con una mano. Te full per boxa. Forza. Spingere? Sì, buona partita. Muchas gracias, afición. Esto estará vosotros. Sì. Che ti sei fatto? Perché non giochi oggi? Stiramento all'adduttore.
quindi un mesetto e mezzo firmo. No ragazzi, Schalebum de norma si metteva in tasca sempre i Campolunghi. Questa è una mancanza, questa è in realtà una mancanza importante. Potrebbe passare come però una mancanza. Che vorrei peggio. BLNC. BLNC. No, me ne è venuta una molto più importante. Però la C non c'entrava. E il pubblico aiuteranno la squadra. Siete il Gatto 19. Sì, non li voglio. Questi ambienti, anche perché al di là di tutto, certo, c'è la rivalità, c'è lo sfottò, però è anche una sana pagina per la YouTuber League. Noi cercheremo di fare il massimo come sempre, però noi abbiamo un'altra possibilità qualora dovesse andare male. Loro no. Andrea Fusco, capitano del Napoli, oggi vediamo un po' di dinamiche nuove in squadra. C'è Kitz che ritorna al posto di Sciale. Ma dimmi a me chi preferisce. Allora, non c'è... Comunque Fusco Gamer sta a finire la trasformazione in Neymar Junior. Uno che preferisco. Deve essere sostituito al meglio, perché attualmente per me è difensore forte della YouTuber League. Quindi dovevamo sostituire al meglio e Kitz sicuramente ci farà vedere che... Insomma, speriamo. Non voglio dire. Eccoci qui, siamo allo stadio Dall'Ara e a succhiare dei cazzi oggi sono Napoli e Juventus. In abbiamo palio, fatto un percorso di squadra, sì. C'è un grande pubblico, non bisogna essere egoisti, penso, non c'è manco bisogno che ve lo dico, no? Chiudere i giochi qui. Lui perché gli è partita una voce di D-Max incredibile, ma perché poi lo sento solo dalla mia porca madonna di sinistra? Chiudere i giochi qui. Come li avevamo chiusi nel girone di ritorno l'anno scorso, quest'anno... Farlo vuol dire vincere anche la YouTuber. Oggi non ci ricordiamo. Perdita qualche parte del giastrone che salti. Mai. Mai. No ragazzi, mi dà veramente fastidio. Mai. Perché sto alla sinistra? Trollato. Giustamente in ferie da campioni come lo dovevamo essere anche l'anno scorso. Andiamo a vincere. Passavano. E vinciamo di squadra. Andiamo. Vivere per queste notti, alimentare una passione, raccontare una rivalità. È vero, non si può ripetere il passato, ma può essere indispensabile per crescere. Sono passati 379 giorni dalla notte di Scampia. La Juve ci ha ripensato con orgoglio. Il Napoli ha pregato il destino di avere un'altra possibilità. Ecco perché nella sensazione di déjà vu che proviamo oggi c'è qualcosa di mistico. Sarà per la rivalità... No, guarda chi c'è sta Marzò. F-word, daddy word. Sì, non è quello di prima. Dici, non è Fabio Di Mauro? Storica di due mondi. No, è Fabio Di Mauro. Sì, FDM. Si è tagliato il capello. FDM. Sarà che tu... Ah, no, non è vero. C'è sempre fascetta del coso, fascetta del Totti. Tutto accade qui, in una città che è colori, profumi, luci, ma soprattutto calore. E allora viviamolo e godiamocelo. Dal centro sportivo, la paratina di Napoli. È Napoli-Juve. È la finale. Lucchio, Grapperini in 12, bentornato. Da sempre là, sta l'incontro tutto il signor Lucio Nunez. E poi i 20 Ammazza, in Mirko campo F, prima punta. Sì, Mirko F lo giocano sempre di sfondamento, frate. Ok, già stronza Chigno Pippega. Mazza, che squadretta. Voglia di vincere. Voglia di vincere. De Gasso, Pippè. 1, 2, 3, 2. No, di nuovo tutto a sinistra. Gianmarco sta tricchiando dopo. Il senso d'appartenenza di un popolo azzurro. E allora, prima di partire, io ho l'onore, no, di avere accanto a me un po' derby anche stasera come seconda voce Jay Pata. Buonasera. Buonasera. Grazie per l'invito. Ma ti sei autoinvitato? Mi sembra, ma ovvio, come sempre. Sembra di essere in una console. Guarda, Jay hanno palesemente con un braccialetto di quelle che ti danno in qualche disco dove vai a... Sì, a fottere troie. Pochi ore prima. All'Eden, a Giardino. Meglio lì o qui? No, meglio lì dentro, dai. Meno donne, però. Il calcio 100 volte meglio di quella cosa piano, lì. Piano. Cosa lì, che ti aspetti da questa partita? Un Napoli favorito, sono sincero. Addirittura? Sì, anche favorito da questo pubblico incredibile che c'è stasera. Allora, tutto pronto, due tempi da 30 minuti in caso di parità, calci di rigore. E poi io ricordo anche la regola sui 30 minuti che uno deve giocare. La ricordo a te in particolare. Si leva qualche sassolino dalla scarpa, giustamente. Fischiato Nunez, è cominciata la finale di ritorno. Che favorita della secondo con te il primo che giro la vinci Juve. Vivi dentro sta cosa? Non ci vivo, ma però... Rispetto a me? Secondo me la Juventus è più forte, cioè tutta la vita, cioè c'ha molto più da perdere la Juve.
Come sono arrivate fino qua? Non si sono mai scontrate nei gironi? No, perché stavano in una girone A, girone B, sono arrivate prime, quindi hanno fatto la finale. Sono andate in finale e niente. Penso che abbiano già giocato la finale. Lo scorso anno finì. No. Non lo so. Segna 4 per la Juve a Scampia in quella finale. Dipende, della fase di ritorno. La Juve, poi la Juve secondo me inizia meglio contro la Lazio e poi perde 4-3. Il Napoli letteralmente il contrario, quindi potenzialmente si possono equilibrare. Occhio che si accentra Kitz, poi si allunga il pallone. Ron lascia lì, Mirko raccoglie, apre bene per Crispo. Controllo, dentro c'è Super Alan. Crispo devono sul ovviamente destro, ma finta doppia di Crispo, poi Zacchino chiude. Devono ovviamente chiudere bene Crispo. Chiudere Ron, bene Crispo. Ancora buona per Crispo, colpo gobbo. Confusione, gara del Napoli, consigliere della Juve. Con Ron che accende il motorino e poi serve Pipega. Controllo e destro! Coladario. Primo intervento di colpo gobbo su Crispo. Annina Crispo. Dai, dai, con la testa! Mi chiedono se voglio due fritti? Ci sono due fritti. Sarebbe bello. Sarebbe, no, sarebbe bello, intanto fischia l'arbitro. Ha mangiato un magnum al cioccolato. Contiamo, dopo, bravo, campo lungo, glielo possiamo fare. Ma sai, a me hanno proposto anche una tennis prima della partita. È che non me l'hanno portata poi. Era qui dietro il ragazzo, mi ha detto ti porto una tennis e non ne avevo. Conoscendoti meglio di no, dai. Ma come Marconi, no? Vabbè. Non voglio, no, 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 patatine no, patatine. Ma non sono fritte. Io solo fritte, se no tennis, fai tu. Mamma mia, se oh, puoi, che dieta. Entro l'intervallo, grazie. Dietina, sì, perché c'è Zacchini che parte da casa sua. Sempre sempre molto basso Zacchini. No, cagata di Zacchini. Male. Poi cerca la ruleta, fallo su di lui. Punizione per il Napoli. Si è scaldata ma... la chi la tira questa FDM? Vediamo la punizione. In realtà Crispo ce l'ha. Se calcia la Marconi sotto la barriera. Crispo. Fischia Nunez. Va. Crispo! Sul palo, secondo me. Poi altra conclusione di Chianese, respinta. Con Pezzachigno, rimessa per il Napoli. Ha colpito il Chianese, palo. Incredibile. No, sta chi esatto, grande più forte parata. A calcio che qua vuoi fare il cibo. Ma perché c'è sta Dragon Ball? Kitz, gioca facile, Kitz! Indicazione di Mister Sparta Praga da Mister a Kitz. Dice gioca facile. Chiaro che è un giocatore. Devono fermare lui pure, Marzo. Lui, uomo lungo, uomo cavallo e Crispo. Cavallo pazzo, da... Crispo e cavallo pazzo sono da fermare. Di grandissima qualità che però non vede. Bravo, questi compagni da più di un anno. Poi. Cioè, da essere il dio venerato a Piazza Naruleta da Matthew, il numero 8 del Napoli, nella YouTuber League. Di grandissima qualità che male, però male. Non vede questi compagni da più di un anno, mentre Matthew è andato via alla grandissima. Poi dentro il pallone a cercare Crispo. Però, Matthew, signore e signori. Ma ci avrà vent'anni di meno quello. Sì, tipo. Angolo battuto, campo lungo! Oddio! E poi Matthew che allontana Campolunghi, ha il potere di Crispo, mimetizzarsi e tirare fuori dal per il Napoli cappello qua, poi cose. E quindi Matthew, ritmi altissimi, devo sottolineare, Fede. Guarda che lunghe leve, guarda che lunghe leve. Sperza su Ron. Mazza, c'è sta a capire cazzo, Crispo. Teo. Destro, traverso ancora. Ma quanti l'hanno preso? Il segno della partita. Mamma traversa mia. Di Simone Crispo. Madre mia, Gabri Sparta Davide ha preparato casa, molto Bonnie, bene la partita, ha messo, Crispo, ha messo Crispo esterno e si vedono le prime giocate. Ancora Crispo, nasconde a Ron, si accentra Crispo, calcia, ma Crispo è veramente forte. Crispo sta brillante, Crispo. Guarda Mirko. Dai, ste scene no. Ragazzi. No, ragazzi, quello è il terzo tempo sotto la doccia. Noi siamo aperti. Sotto tutti vabbè, i punti di vista, questo c'è, rispetto a quello che è il livello. Possesso che rimane la Juve. Guarda, ritmi altissimi. Non avevo voce prima della partita, praticamente. Guarda ancora il Napoli. Questa rosicato, dai, ha sbagliato rosicato. Che vuole battere subito e batte subito. Che idea per Di Mauro. Idea? Parte opposta, arriva sul pallone dietro. C'è Mirko. Di Mauro fuori. Madonna, c'è Crispo, ragazzi, controllo. Sta calientissimo oggi. Kids! Mirko F. Aga Romelu Lukaku. Mirko. Usciva. Parte opposta che sta chiamando, Shiva è napoletano. È sempre 0-0, ma per caso la Juventus parte meglio. Traverse, a Juventus parate, non ha visto palla ai primi 10 minuti. Vabbè, però se conclude. Matthew cerca Crispo, palla orizzontale, c'è Ron in copertura. Madonna. Davanti campo lungo, cercato Chianese. È molto attento Chianese oggi. Oh mio Dio! Andato al VAR Ron. Mazza, già strona, signori. Tocco centrale imbustato, per Matthew. Gocci. Gocci. Mamma mia, Giovanni. Porco Dio, ha tirato. Super Allan. Mamma mia.
aspetta. Oh? Attenzione là sopra. Stai calmo. Che ciabatta. Se gente qua sopra, ragazzi, è un problema. Kiz centrale. Matthew. Attenzione. Bello. Colpo gobbo in copertura, palla ancora in zona Kiz, deviazione di Zacchino che l'ha presa col naso, gioca il Napoli con Crispo. Ha spaccato, spaccato di faccia. Instakeeper. Instakeeper, signori. Si è ripreso Zacchino che può ripartire. Ha si è ripreso però. Cerca di scavare Kiz, braccio attaccato. Simulazione clamorosa di Zacchino. Che è stato andato giù, poi l'ha ripreso. Bravo Zac. Dirà, se la riprende Zacchino su Kiz, riparte dentro il pallone per Pippo. Oh, il Pippo. C'aveva spazio. Sto pelato, porca madonna. Ma che burri, ma che cosa c'entra? Scusami. Quando decide di ripartire fa molta paura. Raggiamo, non puoi capire quanto abbiamo corso dietro alla palla. Come dei salami. Sì, ma si vede che sta, deve stanno a far correre. Uscire sempre lui, il 10. Colpo stesso. Esce J-Ron e su Crispo, che lavora sul colpo come si gira Crispo. Finta Crispo. Ah, ma carica, ma non c'è Crispo che gli hanno dato, zio porco. Beh, galvanizzato, è casa tua. Ho capito, ma c'è Crispo qua che ne evita due praticamente. Sta giocando una finta, una doppia finta, poi esplode il sinistro. Ma è diventato pure più veloce a livello di risposta, di come sposta la palla. Interessante Crispo, interessante. User entered your channel. Cercato Capolunghi, ragazzi, era crashato Gianco dopo fallo che voleva giocare. Riparte subito il Napoli. Eh sì, eh sì, ci sono state un po' di proteste, no, dopo di Mauro, vediamo no, anche nel replay. Intanto no, c'è Di Mauro che cerca Crispo, non si connettono i due. Chiude Gobbo ed è tanto campo per Nico. Fallo. Calcio di punizione, credo cartellino. E c'è te credo, fratelli, gli è entrato malissimo. Occhio. Me la sono persa, scusa Oxy, grazie per le 10 sub giftate. Che cazzo è successo? Oh, con Mirko F a terra, se non sbaglio. No, sì, è Chianese. Sì, no, è no, è Chianese. Occhio, scintille. Scintille. Ah, ho capito, aspetta. No. Calcio di punizione, credo cartellino. Brutto fallo questo. Sì, no, vedi, è che sbaglia lui, frate. Perché ha provato a parlargli in italiano. Se vabbè, ci sta che sei incazzato. Ci sta. Occhio, scintille. Sì, grazie. Scintille. Scintille. Allora, sto mettendo i poli. Scintille. Tra Nico e Chianese. Sai che però con questo pubblico in questi momenti della partita è anche sano agonismo. Fuoco puro. Intanto arriva Luca. Voglio evidenziare due cose. Le mani addosso. La prima. Oh, come si è rialzato subito il napoletano appena però stava partita. Ma le mani addosso? Ma scusami. Sta tryhardando. Sì. La seconda è che Napoli deve cercare Crispo. E la terza. Occhio a cosa dice Sparta Praga Nico. Occhio. Attenzione. C'è spazio per Kiz. Colpevolmente lasciato solo. No, sia successo nulla. Scusami. Sempre sul sinistro. Poi lascia fuori a Matthew. Controllo. Giocata. Crispo. Sterza. E calcia. Oh mamma mia. Di Mauro da due passi. Ma giocano meglio dell'Italia questi. Vabbè, Crispo e Cavallo Pazzo. Mamma mia, mi eccitano. Amadigno, grazie per le 5 sub giftate. Benvenuti. Ricordo ragazzi, possiamo ancora fare un po' di sub, ma non troppe. Crispo anche lui se la viene a prendere bassa. Sì, e vada Matthew. 400 le potremmo fare. Una... Non penso. Chance interna, Matthew non ha trovato spazio. C'è Pippega, scopertissimo in Napoli. Pippega contro Chianese. Passa il dentro. Pippega! No! Ha calciato fuori. Ma quante occasioni sia per la Juve, sia per il Napoli. Sì, ma il Napoli, frate, tengono una persona dietro. Cioè. Dai, cerchiamola bene. È andato Di Mauro, servito, chiude Nico, fallo su Matthew, punizione per il Napoli, occhio perché questa è la mattonella Crispo di prima. Da lì ha preso il palo. Nella trafalino Marco sta parata sul palo. Secondo me un po' di palo l'ha preso. Di solito Crispo non è uno che prende palo. Te lo assicuro. San Gennaro, preghiamo per San Gennaro, vai giù. Gli fa stupido pensare al fatto che scopa. Fischia Nunez. Non la fa. Va. Crispo, barriera, ma secondo me con la mano di Zacchino. Poi Crispo raccoglie ancora, finta in qualche modo, Matthew! Bah! Alto! Crispo, molto arrabbiato, perché secondo me era giusto chiudere l'1-2, era solo davanti alla porta. No! Allora è Discord. Poi te lo rimetto? Oh, prova. Zacchino. Mazza che primo tempo. Il livello... Però, alla fine era zitto. Sì, no. Però mazza. Che più gente rispetto al solito.
A livello di che cosa precisamente? Di numero e proprio di gente. Di gente sì, ma Napoli è sempre così. Ma pure il livello è molto più alto del solito. Tamblu, grazie per il resub, ma di grazie per le altre 10. Mi sa che ti galvanizzi un po', capito? Siamo grazie per i 7. Cerca la verticale. Capolunghi! Dario! Dario su Capolunghi che aveva vinto i due lunghi. Soprattutto quando c'hai veramente 2-3 tiri al massimo addosso, GG. Di Mauro. Terza, c'è campo interno per andare. No, si è poi fermata Matthews, la scarico 1-2. Ha chiuso Spoletti, ma raccoglie Iannacci. Non c'è la musica, poi si apre su Fius. È gol. Secondo palo il compagno. Arriva il cross in sta keeper. Prima palla toccata di ripartenza. E ecco perché di là c'è Pippega che manca il gancio. Poi se la vuole riprendere su Chianese. Che passa anche su Spoletti, ma poi se la mangialo. Spoletti allora. Apre lui, lo fa. Controllo, rientra, finta e destro! Ispiratissimo Campolunghi. Zaghi, vedi che se ragioniamo. Attenzione perché Zaghiño così. Ma che è? Zaghiño così, ruletta con emoji meme di Zidane. Non trova Campolunghi. Il mister della Veronica Lazzazzone. Vedete che se ragioniamo, ragioniamo. Bella frase forte alla Ragnar. Occhio di Mauro, cross Crispo. No, no, grazie alla 5. Arriva Fius che la rigioca. Per Matthew. Mado. Mi sta dentro. Veniva giù. Ma tutto. Oh, ma seconda palla di Fius Gamer col contagiri. Fius Gamer. Bravo Fius, dice il pubblico, che palla messo per Matthew. Continuiamo così, dai. E ora si scattano gli altri. Greco, Black, Tommaso, Dani, bentornate. Amati, che te sei giocato? Italia passaggio turno? Detto, passi per esame. Madonna. Zaghiño al lancio dalle parti di Nico. Però colpetto, raga, su Kitz. Però i difesa ce l'ha il Napoli, Crampi. Madonna. Per Nico. Rientra Ron con la 7 di Marconi. Fuse lasciato. Vabbè, cioè, non capisco avrei da addominare un altro sempre. Paio di occhio, persone. Ora, la Napoli, entra in area. John è dentro il pallone. E Pippega calcia fuori. Non ha fatto sbagliare. Ci hanno graziato. Quante occasioni ci vanno adesso il Pippo, ma che questa la facevo anch'io. Punizione, tiri come al cazzo, ti giri e inizi a fare così. Avanzo, ma questa la facevo io su MV2 quando chiamavo uno in 1v1, mi rompeva il culo, allora cominciavo a trollare facendo i 360 uscendo fuori dal lato della serie proprio così. Vabbè, dai, non me ne frega un cazzo. La solita, si è fatto male, ovvio. Ma mo esce fuori pure che c'ha 38 di febbre, palese, palese. Saluta Pippega. Eccolo qua. Kitz, forse è l'ultima azione del primo tempo. Kitz è il classico. Altra finta. Poi giù, rolla sul pallone. No, c'è pallo. No. Finisce qui. Però primo tempo di Napoli non è che la stai a Juventus zero. Pensa quanta differenza rispetto all'anno scorso, perché Crispo nervosissimo. Ma dico, c'è stando là per là, puoi sbagliare, puoi segnare pure tu come quell'altro. C'è un po' di tensione. Uomo, Death, Black e Trilogia. Ma riesci a spiegarci meglio le dinamiche di quello che è successo prima in campo? È stata una piccola rissa? Cosa è successo? No, io sono entrato perché lo volevo anticipare. Solo che mi ha anticipato lui e sono andato diretto, però volevo andare sul pallone, però ho preso lui e fallo, netto. Però gli ha detto stronzo, ma come ti butti? Io mi sono incazzato, capito? Cioè, mi stavo alzando per chiedergli scusa perché mi sono fatto male anche io. Questioni di campo. Questioni di campo, sì, sì. Che si risolvono facilmente, già risolto. Niente contro, non lo conosco nemmeno. Tutto a posto. Che cosa è mancato? Un po' di precisione, però è normale. Diciamo che sta mancando da tutte e due le parti precisione, perché c'è un'intensità pazzesca. Non so se stronzo, però è molto faticoso. Speriamo di riuscire stronzo, a sboccarlo. Stronzo, dai, stronzo. Un piccolo break per ringraziare anche oggi The Stream. The Stream, dai, quanto fai The Stream? Dai, dai. Grazie davvero The Stream, grazie, gentilissimo. Bassissime e appunto convenienti. Da, grazie. Fischia Nunes, Dario, sì, parte dallo 0-0 nel primo tempo, tantissime occasioni. Occhio, perché tante partite sono esplose nel secondo tempo. Il Napoli aveva fatto 0-0 all'intervallo a Milano, poi ha vinto 6-1. Occhio al lancio per Pippega, oh, mamma mia, contagiri, col contagiri la palla di Zaghiño. Applaudi il Pippega. Oh, ma sti occhiali che so, mi sa che c'ho dei Cristiano d'oro, c'ha Mettilo. Boh, mi fanno cagare però. Fasciola argentata. Prosta dalle parti di Mirko. Oh, 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 quanto vista keeper. Che parata ha fatto Instakeeper! Pazzesco! Pazzesco! Ma fatemela vedere! Palla di là, insiste in Napoli! Perché con ancora Crispo è viva! Defilato, calcia forte Instakeeper! E adesso, ragazzi, adesso dominio si scatta Naples la partita subito. Sì.
Vuole ripartire Di Mauro velocissimo. Poi ha scaricato esternamente su Crispo. Finta, converge, rientra e attacca. Mamma mia. Zona tiro. Crispo. Sì, ma ti ripeto, sta giocando in tutt'altra maniera rispetto a come gioca. Cioè, ma mi sembra pure più agile, non capisco. Apertura, Campolunghi, controllo perfetto. Finta ancora di Campolunghi. Destro murato. Mamma mia, Super Allan. Da Super Allan. Super Allan. La riprende ancora. Super Allan. E poi Di Mauro cerca Mirko. Mamma Rogarman. Che cazzo. Va bene Mirko. Va bene Mirko. Che cazzo ridi, dice, attenzione. Va bene, stavi facendo un gran gol di testa. Va bene Mirko. Campolunghi ha dichiarato: se ragazzi, ci ha messo tanto, ma abbiamo di nuovo sulla terra la palla di Lautaro Martinez che si switcha con la palla di Mirko F appena tirata. Pazzesco. C'è gol, faccio un figlio. Io ho sentito questo, sì. Ah, stasera proprio? Stasera. Ma lì non è qui, con chi lo fai? Con me. Ah, ok. Da Zacchigno. Viene incontro Campolunghi dai profondità Spoletti. Punta. Si apre anche maschera. Zacchigno è andato. Uno contro tutti, tocco interno. Campolunghi, Dario, Poiron. Rimessa. Non era facile però. Non era facile col pallone che rimbalzava. Campolunghi col sinistro. Grande Dario tiro. Dario a letto in anticipo. Di Mauro. Anche zona tiro. No, aperto per Iannacci. Vicino Mettiu che la sposta sul destro. Calcia in porta. Palo. Palla lì. Di Mauro col destro. Instakeeper. Mamma mia. Che era rimasto fermo sul tiro di Mettiu. Zacchigno. Che rientra su Di Mauro. Bravo Zac. Bravo, poi va da Campolunghi, di prima bell'idea cercando Pipega, Fius. E poi Di Mauro stop a seguire. È ripartito con la finta Di Mauro. Bruttissimo. Calcio di punizione. Bruttissimo, calcio bruttissimo. Di punizione Mettiu vorrebbe. Stanno conturbante stanno, by the way. Scomposto. Spoleti. Ha fischiato Nunes. C'è tira. Parte. Crispo basso, respinto il tiro. Crispo ha provato la punizione alla Marconi, eh? Sì. Passa. Sì, ma l'hanno preparata. Sì. Dopo il mio gol hanno dopo capito. Dopo il tuo gol ormai. Sì. Siamo al 20esimo. Sì, ho capito già cosa mi vuoi dire. No, che mancano 10 minuti e calci di rigore se si resta così. Ecco, l'ha tirato. No, via. Occhio a Crispo che si gira. Per smentirci. Calcio di punizione. Occhio se il fallo di Spoleti. Attenzione. Attenzione. Giallo. E l'orso! Espulso! Sporaggi espulso! Juve in 7! Juve in 7! Ma leva adesso occhiali! Vieni qua! Esordi! Che cazzo la ride? Non l'ha mai fatto! Ma mai nella vita! Allora, per me il fallo. Giocatore espulso non. Wow! Che movimentino! Può rientrare da regolamento. La squadra per 10 minuti deve giocare con l'uomo in meno e poi ne entra un altro. Il problema è che mancano 10 minuti. Quindi la Juve in 7 da qui alla fine della partita. Però ragazzi, ho visto una scena in panchina. Napoli ci crede sempre di più, arrivano fumogeni. E attenzione please qua, eh. Ava. C'è Crispo, ma c'è che metti. Va. Crispo! Olè, eccolo, il Rock Lee. Esultanza della Juve. È ora diventa durissima per la Juventus. Il re di Napoli. Ragazzi, ma sono un filo di comini però, no? Stai calmo, che lì in mezzo ci sono almeno 10-20 sub miei. Grandi ragazzi, continuate così. Guarda dove va! Guarda dove va ad esultare il 9! Campolunghi tiltatissimo! Campolunghi tiltatissimo! Ha segnato con il numero 9! Simone! Crispo! Simone! Crispo! Simone! Crispo! Pazzesco, ci sta più tifo su questa partita da napoletano che delle ultime tipo 10 partite di campionato del Napoli, eh? Grandissimi! Simone! Crispo! Napoli 1, Juve 0! Zaghi. E adesso occhio perché Crispo si gira ancora. Instakeeper. Arriva Di Mauro. Instakeeper. Ma che si è mangiato. Che si è mangiato Di Mauro. Sarcinesca, e ora che ritmi. Juve in 7.
Sono saltati gli schemi. Occhio perché c'è Pipega dal fondo, mette dentro, deviazione, rimessa Juve. La Juve è ancora viva. La Juve ci crede fino alla fine per DNA. Palla verso Campolunghi. Come l'ha fatto? Ha segnato Campolunghi. Come l'ha fatto? Non è vero. Sereno, Juve in 7 segna, disattenzione della difesa del Napoli, che non può permettere questa rivetta. Se spalle non gliela levi più. L'ha fatto in rovesciata, ha fatto un gol pazzesco, nel momento più difficile. Triplo, quadruplo ragazzi, porca puttana, è diventato un chirichetto, è diventato. Ma non lo puoi, sì, ciao. Ma chi potevano segnare, cioè chi poteva segnare se non loro due? Esatto. Adesso faccio una tua parola. Spartiacque. Oddio, Napoli, se perde il Napoli rido. Occhio a Ron che ha visto Campolunghi. Chianese. Oh, ma sei palla però già. Occhio Kiz, occhio. Poi Kiz. I capelli già sono nati. Rimessa per la Juve. Pipega subito da Campolunghi che fa sportellate a Chianese. Senti la musica. Stavolta si gira dalla parte giusta e va. Kiz si gira dalla parte giusta e va. Musica epica, epic 1000 man. Entra in area, lato corto, prende il fondo. Di Mauro dentro, instakeeper. Ragazzi, ma instakeeper manco Donnarumma. Sta chi per ovunque. Oh. Là c'è Ron, Campolunghi è solo, Ron de... Castro! Ma che cazzo fa? Quello è quando tipo questa è una clip de Official Deluxe che fa 8 kill e ti dice 8 man fatta in boh in 3 minuti. Ma che cazzo è? Regà, pensavo di essere Modric. Ma e qual è la lotta? Cioè, cosa ti aveva dato? Te ricordi? È il video del pallone che abbiamo fatto noi, che a un certo punto hai deciso di fare quell'esterno di me. Davanti alla porta. Dentro. Mamma mia, Giastro. Va bene l'idea, va bene l'idea. Ragazzi, la Juve in 7 comunque tiene dei ritmi pazzeschi. Sì, ma perché il Napoli non sa difendere, raga. Hai visto un messaggio? Se perdono i buchi. È così, poi lascia Zachigno. È andato Campolunghi. Ne basta uno a Cazzolungo, ne basta Pipega uno. Dentro Campolunghi. Finta di Pipega, metti uno. Dove cazzo vai? Pelato del cazzo. Basta, pigli peraltro, perché? Di Mauro su Crispo. È ripartito Di Mauro. Il tocco è per Matthew. Musica. Destro-sinistro. No, che no, c'è, ecco. Non c'è. E poi no, no. Le vince tutte, ha vinto tutti i contrasti sto malato. E calcio! Ah, ma ragazzi, sta keeper qua, ma è un fenomeno. È possibile! Sta keeper, ragazzi, prestazione superlativa. E comunque ci stanno facendo godere Napoli e Juve. Avevo chiesto questo prima della partita. Partita spettacolare. Sta keeper così con nonchalance. Sì, ho capito che manca Shale Boom, però manco sti boom. No, raga. Mamma mia, Chianese! Testa di Chinosci che fa un favore a Pius, però. Ma? Ma che cosa ho visto? Fallo di Pius, punizione per la Juve. Ma cosa ho visto? Ma che cazzo è? Allora, questo è fallo, dai. Mi è piaciuto il commento tecnico di J. Pius Gamer, sei il mio idolo. Non ho capita. Crispo. È andato Di Mauro. Allarga! Ma senta anche la porta. Va sul destro, poi apre adesso. Poggia, poggia, poggia. Sterza, passa, Di Mauro in porta. Oddio, musica. C'è musica triste. È gol. E gol. Dentro adesso deviazione, palla che sta arrivando verso Matthew. Era ovvio. Che culo. Piazzato a un minuto. Che alla culo. Fine il Napoli torna davanti. Matthew come Rodri. Però mi segnano i miei due pupilli, segnano Crispo e Carlo Pazzo. Oddio. Ma raga, ma gli ha tirato un pizzo. Il brasiliano in Kings World Cup. Con il numero 8. Me. No, Pata, voleva che faceste niente. Ce va. Mica però te lo so perso. Potevi sceglierti un cognome, Matthew. 3 minuti di recupero. Sta qui per mediano. Possono fare, fateli cucinare. Che rilancia ancora, non si vede nulla, Matthew. Oh, scarsa visibilità. Levate dal cazzo di campo, porco Dio. Poi Zachigno. Grazie. Ma sentito. Ha sentito. Maschera.
dentro l'area. Ma vaffanculo, tanto questo. Una partita sontuosa di Chianese. Una partita clamorosa. E palla verticale per Di Mauro che aggancia in area. Di Mauro dentro. Mamma mia, Di Mauro, io non capisco ancora come si muove. Tutto su. A giocare uno sport diverso, c'ha movimenti diversi. Peso della palla. Tutti pali. Intanto siamo in zona recupero. Quindi sono passati quei 10 minuti. Nella Juve può rientrare un uomo in questo momento. Ovviamente non l'espulso, ma può rientrare un uomo e entrare. Entra il critico. 8 contro 8. Dentro il povero sogno J-Ron che fa gol al 32esimo. Insta-keeper. Cerca il lancio per Pippa. Mamma mia, Pippega fuori. Ha tremato Napoli. Stava facendo. Ha tremato Napoli. Non c'è nessuno. Chianese. Allora, la musica. C'è Crispo che adesso fa il difensore a giugno. All'ultimo minuto. No, è finita. Siamo anche Chianese. Sono sicura tra Zaccagni. C'è musica, Marzo. Uno contro uno con Chiesa diventa uno contro due perché c'è anche Di Mauro. L'ha spostata Zaccagni internamente. Guarda, sa caricare e gol. La maschera è gol. Zaccagni. No. L'ha messa fuori. Invece niente. Finisce qui. Vabbè, non hanno vinto. Si fa il ritorno. Sì, c'è la fine. Che partita! La finale della fase di ritorno della Youtuber League lo fa battendo la Juve. Porco Dio, raga, che partitone, by the way, zio porco. Cioè, elevato il livello. Ma questo con la Giugomma non gliene frega proprio un cazzo. E vi diremo quando. Che rispetto alle altre partite, raga, un altro ritmo proprio. Però mo non la giocano più a Napoli. Non lo so, non penso, sai. No, ha detto a Roma. No? Ci sta. Ha detto a Roma, vi diremo quando. E quindi cambia molto, secondo me. Buono, frate, se gode. So due video da Youtuber League. Più sordi per Marconi, sium. Oddio, qua che si inventa? È una squadra? Oddio, che ti fa l'altro? Perché si respira anche dall'esterno. È una famiglia che vive questo meraviglioso sport col cuore. E quando si vive solo quando si vince, però col cuore, in modo trascendentale, una passione, a volte si può anche essere percepiti come eccessivi. È successo purtroppo in alcuni casi. È una squadra che è caduta spesso, che ha saputo rialzarsi, ha iniziato malissimo questa stagione. È una squadra che però, l'avevo detto in quell'intervista post Dice of Cringe, però frate, posso dire, secondo me questa miglior partita di tutta la Youtuber League, onestamente. Se non ne avessi viste tre, ti saprei dire anch'io. Non viste però tante, sì, ce ne stanno tante con tantissimi gol, magari con cose, però a livello di ritmo, secondo me sì. A livello di ritmo tutta la vita. Ma forse semplicemente che c'era Crispo che era, boh, Dio, sceso in terra era. Ale Iannace, l'infortunato. Beh, c'ha un passo diverso, un po' come Gaiano. Questa squadra che se oggi Patrizio Chianese non ce l'ha fatto notare. Poi il bomber Simone Crispo e poi colui... Arzate sta coppa, dai. E il Napoli vince la finale di ritorno. Mamma mia, mi viene da vomitare, mi viene. Mamma mia, Pippè. Per nome comunque azzeccato da sempre, mamma mia. Che segaccia. 18 gol ti sei magnato. Io spero che poi non ti sei fatto pure la cena dopo la partita. Stavi già bello pieno. Madre mia. Hai detto, Geron c'ha un bel assist in saccoccia, in finale. Invece no, mi sta sui piedi di quello scalmanato. Però già Stron, due volte potevi tirare, tiro ce l'ha. Uno entrava. Mamma mia, tu tiri affatto, tu sveglie a cross the map, sono andate. Sì!